Ma sicuramente positivo perché essendo la seconda uscita, la prima l'abbiamo fatta contro il Delfino, dai, i ragazzi hanno, contro una squadra di Lega Pro, hanno dimostrato intanto l'atteggiamento molto positivo. C'è stato impegno, naturalmente non potevo pretendere chissà che cosa più dell'ultima, della prima uscita, e quindi molto positivo, dai. Soprattutto il primo tempo. Secondo tempo loro hanno fatto dei cambi, quindi è una squadra più giovane, noi pure, abbiamo messo anche dei ragazzi 2005. È stata una partita, il primo tempo giocata a un buon ritmo e naturalmente il valore, la qualità della squadra, l'avversario è uscita fuori. Ma no, c'è questo gruppo e dobbiamo lavorare con questo gruppo, con la speranza di poter migliorarlo sicuramente, e vediamo un attimino pure i ragazzi che sono in prima squadra e chi scenderà e poi potremo fare le valutazioni. In questo momento il gruppo, con questo gruppo dobbiamo lavorare. Giocheremo contro squadre blasonate e di conseguenza il livello tecnico sarà sicuramente superiore a quello dell'anno scorso. Per noi l'obiettivo principale è la salvezza, quindi cercheremo in tutte le maniere di raggiungerla. Vediamo adesso un attimino, ecco, come ho detto prima, l'obiettivo principale è migliorare e soprattutto cercare di trovare qualche elemento che ci possa far salire un po' con il livello qualitativo. A proposito di prima squadra, quanta soddisfazione c'è il mister Iervese di avere i suoi ragazzi oggi utilissimi alla causa in prima squadra? Questo è l'obiettivo principale per noi e siamo felicissimi perché i ragazzi stanno dimostrando anche il loro valore durante il precampionato. L'obiettivo principale è quello, quindi lavoriamo soprattutto per mandare più ragazzi possibili in prima squadra. Ma noi abbiamo un ottimo settore giovanile e di conseguenza dei ragazzi molto bravi, soprattutto abbiamo visto alcuni 2005. E se dovessimo avere la possibilità, l'occasione buona, faremo di tutto per inserirli. E secondo me ce ne sono un paio, tipo Delle Monache e Postiglione, che anche oggi hanno giocato, che stanno dimostrando in allenamento di essere degli elementi importanti. Noi lavoreremo per farli anche, soprattutto per farli esordire in primavera in campionato.